Domenica 5 dicembre, buongiorno e ben ritrovati in studio con Prima Notizia. Come sempre, tanti gli argomenti che tratteremo anche quest'oggi, a partire dal Super Green Pass tra poche ore in vigore, ma parleremo anche della mobilitazione dei sindacati, la mobilitazione di ieri, delle tre sigle principali e poi anche tanto sport come ogni domenica. Ma come vi dicevo, in apertura parliamo di Covid, di vaccini con l'imminente entrata in vigore del Super Green Pass che spinge anche molti lucani indecisi a vaccinarsi. Nell'ultima settimana boom di prime dosi, mentre sono oltre 70.000 gli over 18 che hanno già ricevuto il terzo richiamo. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. L'ormai imminente entrata in vigore del Super Green Pass, che da lunedì limiterà al massimo le interazioni sociali per i non vaccinati, la preoccupante avanzata della variante Omicron e la corsa alle terze dosi per un Natale in sicurezza. Sono questi gli ingredienti principali che caratterizzano l'attuale andamento della campagna vaccinale in Basilicata. Le ulteriori restrizioni introdotte dal governo nei confronti dei Novax sembrano aver sortito gli effetti sperati su tanti indecisi lucani. Nella settimana che va dal 26 novembre al 3 dicembre, le prime dosi hanno fatto registrare un'impennata di oltre il 40% rispetto alla settimana precedente. Ben 1.827 le persone che si sono sottoposte per la prima volta al vaccino anti-Covid contro le 1.235 della settimana compresa tra il 18 e il 25. Ma anche sulle terze dosi, nelle ultime 2 settimane, la Basilicata ha recuperato i ritardi iniziali. Sono già oltre 70.000 i lucani che hanno ricevuto il richiamo aggiuntivo per ripristinare la copertura di anticorpi che, come evidenziato dall'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, inizia a calare dopo 5 mesi dalla seconda dose, soprattutto per il rischio contagio, rimanendo invece elevata per la protezione dalle forme gravi della malattia. Una corsa al vaccino che sta causando alcuni problemi di gestione presso gli hub vaccinali più frequentati, ovvero quelli delle tende del Qatar di Potenza e Matera. La regione ha annunciato dei correttivi per regolare l'afflusso in contemporanea dei vaccinandi tra chi ha accesso libero come forze dell'ordine e ultra sessantenni e chi invece deve affidarsi alla prenotazione. Intanto sul fronte contagi, 39 nuovi casi accertati a fronte di 737 tamponi processati, 31 i guariti, ricoveri in lieve aumento con 14 pazienti in ospedale, di cui nessuno in terapia intensiva. Allora andiamo a vedere i principali argomenti trattati dalla Nuova del Sud in edicola anche questa domenica. L'apertura è dedicata al patto del lavoro. Regioni in ritardo, noi pronti da tempo, Bardi passi finalmente dagli annunci ai fatti. Ieri vi accennavo della mobilitazione dei sindacati a Potenza in piazza Don Bosco. Rinnovato l'appello al governatore, cambi metodo e condivide il percorso di programmazione. Ci occupiamo poi accanto anche nel fotosommario della visita dell'ex sindaco di Venezia Cacciari a Matera. Questa è una zona che rispetto ad altre aree ha sfruttato alcune occasioni. Poi rivedremo anche questo tema in pagina. Ci occupiamo anche della cava di Montegrugname. A Melfi, l'ex sindaco Livio Valvano chiede un consiglio comunale ad hoc. Bardi dica cosa intende fare. E poi il punto dedicato proprio alla questione sanitaria, al Covid, con la corsa al Super Green Pass. In una settimana quasi raddoppiate le prime dosi. Ieri oltre 5.000 richiami, ma code e disagi, come avete visto in fotografia, a Potenza. C'è però anche un altro dato che emerge, quello del sequenziamento. Si sequenzia poco, analisi solo sull'1,3% dei tamponi positivi. Poi ieri anche 4 dicembre, dedicato alla festa di Santa Barbara, l'anno dei Vigili del Fuoco, l'occasione per fare il bilancio con 9.000 interventi tra incendi, incidenti e non solo. Questi i dati per quello che riguarda il Potentino. Un focus anche sulle microimprese, segnali positivi nell'ultimo semestre. Nonostante la pandemia, l'enigma però resta il ricambio generazionale. E poi tanto sport, qualcosa già in anticipo. Oggi però fare i puntati sulla Serie C con Picerno e Potenza in campo, fame di punti sia per mister Trocini che per mister Colucci, che vuole continuare nel momento positivo. In Serie D invece ha giocato di anticipo il Lavello, ha portato a casa 3 punti importantissimi per riaprire la corsa alla vetta, ribaltando il forte Bitonto. Oggi invece proverà a rispondergli il Francavilla di Ragno, che è capolista nel girone H, sfidando il forte Cerignola. In Serie D sempre invece il Rotonda chiede strada al Nardò per continuare a scalare la classifica.
Andiamo nelle pagine interne, partendo da pagina 3 con il punto di Michelangelo Russo sul coronavirus. Avete sentito il boom di prime dosi negli ultimi 7 giorni, ancora code e disagi però nel capoluogo. In questa settimana i neovaccinandi sono cresciuti oltre il 40%, ben 1827 i lucani che hanno avviato il ciclo di immunizzazione. In quella precedente erano stati 1235. A incidere senz'altro è anche il Super Green Pass che entrerà in vigore da domani e di questo si parlerà molto anche sulle prime nazionali, come vedremo più avanti. Però emerge, come vi accennavo, questo dato sul sequenziamento del Covid. In Basilicata si analizza appena l'1,3% dei tamponi positivi, mentre l'OMS come soglia indica il 5%, specie in periodo di varianti, e il Ministero pressa le regioni proprio al riguardo. Adesso invece andiamo a Matera per parlare del patto siglato tra la prefettura e il comune per la sicurezza urbana. Saranno potenziati gli impianti di videosorveglianza per combattere la microcriminalità. Ce ne parla Mara Risola. È stato siglato in prefettura a Matera un patto per l'attuazione della sicurezza urbana, sottoscritto tra il prefetto Sante Coppone e il sindaco Domenico Bennardi, propedeutico per un progetto di videosorveglianza. Il comune, si legge nelle premesse del documento, intende rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità e, nello specifico, su siti a vocazione turistica, direttrici d'ingresso della città e quartieri popolari. Per questo l'amministrazione comunale ha inteso avvalersi delle risorse previste dal Ministero per l'installazione di telecamere. La Prefettura e il Comune hanno adottato così, con questo patto, strategie congiunte per contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l'impiego delle forze dell'ordine per far fronte ai crescenti fenomeni di criminalità diffusa. Le aree dove sarà potenziato il sistema di videosorveglianza sono quelle di Contrada Pantano, Contrada Lavaglia, San Giuliano, Contrada Agna, Le Piane e Rione Piccianello. Sono felice di questa collaborazione sinergica, ha detto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi. Il territorio materano va attenzionato con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine disponibile. C'è un fenomeno crescente di baby gang che ci preoccupa, ha poi evidenziato Bennardi, che però non va affrontato solo con repressione e controlli, ma attraverso un lavoro di coinvolgimento e neoprotagonismo inclusivo delle giovani generazioni. Torniamo sulle notizie dei primi piani della Nuova del Sud di oggi, la mobilitazione, vi dicevo, dei sindacati in piazza Don Bosco. Noi già pronti da tempo, bar di passi finalmente dagli annunci ai fatti. I segretari di CGIL, CISL, UIL, Suma, Tortorelli e Cavallo rilanciano il piano sul lavoro e ribadiscono la necessità di condividere il percorso di programmazione. Il nuovo appello rivolto al governatore arriva all'indomani dell'incontro sul piano strategico. Questa era pagina 5, ci spostiamo a fianco, a pagina 4, con il lavoro, le microimprese più 70 nell'ultimo semestre, malgrado il Covid, l'enigma è il ricambio generazionale. I dati arrivano dal rapporto dell'ufficio studi Noi Resistiamo di Confartigianato. Il fisco è sempre il nemico numero uno, pesa però anche il cuneo fiscale sul costo del lavoro dipendente. E come vi dicevo, è stata celebrata ieri 4 dicembre a Potenza a Matera la patrona dei Vigili del Fuoco, Santa Barbara. La giornata è stata anche occasione per tracciare un bilancio dell'attività dell'ultimo anno. Ci illustra tutto Isabella D'Andrea. Celebrata in Basilicata, a Potenza e Matera, come in tutta Italia, la ricorrenza della festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Una ricorrenza che si è confermata un importante momento di aggregazione e vicinanza, soprattutto per ricordare i caschi rossi caduti nell'adempimento del loro dovere. Il programma a Potenza ha visto la deposizione di una corona d'alloro ai caduti nella sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza, seguita dalla cerimonia religiosa nella chiesa della Beata Vergine del Rosario di Betlemme, alla quale ha preso parte una classe della vicina scuola materna Bertazzoni. In conclusione, il discorso del comandante Giuseppe Paduano e la consegna delle croci di anzianità. Questo è un momento ovviamente di festa per noi e nonostante sia festa comunque noi siamo presenti sul territorio per eventuali problematiche che dovessero intervenire subito prontamente l'intervento. Le criticità della Basilicata sono anche particolari, però devo dire che noi al comando, grazie anche alle tante eccellenze che abbiamo, riusciamo a far fronte a tutte le necessità che si paventano.
Durante la cerimonia sono stati diffusi i dati dell'attività svolta. Sono più di 9.000 complessivamente gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in regione nel 2021. Sempre operativi sul fronte incendi, ma non solo, sono intervenuti anche per soccorrere automobilisti e per mettere in sicurezza i cittadini nei numerosi episodi di dissesto avvenuti. E naturalmente l'apporto alle popolazioni colpite dall'emergenza sanitaria da ormai 2 anni. Il momento dedicato alla preghiera, infine, è stato affidato alle sante messe celebrate nei 2 capoluoghi dai rispettivi vescovi, Salvatore Ligorio e Giuseppe Caiazzo. E di questo si parla anche oggi a pagina 9, nelle pagine dedicate a Potenza e la sua provincia, appunto l'anno dei Vigili del Fuoco, lo abbiamo riassunto con i 9.000 interventi, 3 incidenti stradali, incendi e frane, ieri appunto la ricorrenza di Santa Barbara. Si torna anche a parlare però di trasporti urbani con l'appello del centrosinistra sindaco Guarente, venga a riferire in consiglio. Da Potenza a Matera con l'intervista all'ex sindaco di Venezia Cacciari, che si è recato nella città dei Sassi per parlare di democrazia, futuro e di questione meridionale. Il Sud, ha detto, deve mettere a profitto le potenzialità e le vocazioni. Questa è una zona che rispetto ad altre aree ha sfruttato alcune occasioni, ma i flussi migratori continuano in maniera prepotente. Ora ci spostiamo alle pagine dello sport e in modo particolare alla Serie D, perché ieri c'è stato l'anticipo che ha visto protagonista il Lavello, Lavello di Zeman, che ribalta tutto perché è arrivato un successo casalingo in rimonta contro il Forte Bitonto per i gialloverdi, e decisivi i gol di Vito Francesco e Marcellino. Nella pagina trovate anche le pagelle dei calciatori impiegati da Mr. Zeman e le dichiarazioni del tecnico figlio d'arte. Abbiamo vinto giocando meno bene rispetto al solito, il terreno di gioco ci ha penalizzati, però sono senz'altro 3 punti vitali per alimentare la rincorsa playoff quantomeno. Adesso continuiamo però con la pagina sportiva, il calcio di Serie C, perché tornano in campo nel pomeriggio sia il Potenza che il Picerno, rispettivamente contro la Turris e la Fidelisandria. E allora andiamo a sentire le parole della vigilia dei due mister, Trocini e Colucci. Noi veniamo da una partita non bella, sicuramente il primo tempo non bello di Catania, il secondo tempo meglio. Sappiamo che affrontiamo una squadra in salute, che sta bene, che sta facendo un bel campionato, quindi non sarà semplice, però in casa abbiamo dimostrato di riuscire a farci rispettare. Dobbiamo cercare di far punti a prescindere dall'avversario. Non è semplice con le squadre di bassa classifica, non lo è neanche ovviamente con quelle in alto, quindi non è che dobbiamo star troppo a far calcoli, dobbiamo provare a fare il massimo possibile. Sono contento di quello che è stato l'atteggiamento e la prestazione dei ragazzi, che di solito spesso quando fai una prestazione importante è sempre culminata da un risultato positivo. Squadre che si devono salvare come lo siamo noi, no? Una squadra che si deve salvare. Affrontiamo una squadra che gioca bene, organizzata, attua un buon 3-5-2, lo interpreta bene, e dobbiamo fare attenzione perché anche ci sono state delle partite dove l'Andria non meritava di perdere, però c'è stata la prestazione, quindi noi dobbiamo contrastare, limitare gli attacchi dell'Andria, e poi quando abbiamo la palla cercare di offendere, di andare a fare gol. Queste le parole dei due mister alla vigilia dei match. Adesso andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore sulla nostra regione. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo. Situazione per la giornata di domenica, quando una circolazione di bassa pressione interesserà l'Italia, ma osservate come è unita a un'ampia giostra depressionaria che da molti giorni staziona sull'Europa centro-settentrionale e invia sul Mediterraneo impulsi di aria fredda artico-marittima.
L'anticiclone difatti lo notiamo molto ad ovest, proprio sulle Azzorre. Nel dettaglio quindi la giornata di domenica con al mattino ancora delle precipitazioni sul nord-est, nevose in montagna a quote molto molto basse. Instabilità al centro-sud con piogge rovesci a più riprese, fenomeni anche temporaleschi tra le due isole maggiori e il basso Tirreno. Qui venti sostenuti dai quadranti occidentali con mari mossi o molto mossi. Solamente il nord-ovest vedrà una fase più soleggiata di bel tempo in questa giornata di domenica. Dettagli maggiori e ulteriori approfondimenti li trovate sull'app di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. In serata, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Queste le previsioni del weekend a cura di Trebi Meteo. Andiamo invece adesso a dare un'occhiata alla prima pagina del Quotidiano del Sud, edizione Basilicata. L'apertura si torna sul caso il caso del clan Martorano Stefanutti, il giallo della pistola in tribunale, nei verbali di Stefanutti Junior, i sospetti del padre sulla calibro 22 scoperta negli uffici dei carabinieri. Per il boss potrebbe essere l'arma usata da Troia per un'estorsione e rispunta questo vecchio episodio dall'inchiesta appunto contro i clan potentini. La fotonotizia è dedicata alla mobilitazione del mondo del lavoro, il mondo sindacale, CGL, CISL e UIL svelano le loro priorità per la Basilicata, 1000 persone alla manifestazione di ieri nel capoluogo di regione. Poi a Matera, dove alla Martella torna la verdura, dopo 4 mesi è stato revocato il divieto di consumo nella zona della discarica dopo il grave incendio di quest'estate. Lo ricorderete, è arrivata l'ordinanza del sindaco Bennardi dopo quella del rogo. L'intervista poi soldi, cantieri, progetti, l'ANAS, le strade e i ponti della Basilicata. Carlo Pullano, l'AD, previsto un investimento di 1 miliardo e 200 milioni. A Potenza invece è stato svelato il calendario La Potenza del Natale, tra musica, danza e teatro di qualità ed eventi per bambini, il cartellone delle festività nel capoluogo, eventi in tutta la città con un occhio particolare alla solidarietà. E infine il fotosommario dedicato allo sport con il lavello, avete sentito la vittoria in rimonta con Marcellino, match winner nella gara contro il Bitonto. Adesso è tempo di fare una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo con le prime dei quotidiani nazionali. Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pali di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139, capitalfair.it. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392-0208-806. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività.
Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. Allora, rientriamo per l'ultima parte, quella dedicata alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera e dall'Italia del Super Green Pass. Da domani in vigore le nuove regole al ristorante e al cinema. Solo se vaccinati o guariti, il tampone negativo servirà solo per lavoro, trasporti e alberghi. Ricoveri intanto ancora in crescita. Poi c'è l'intervista al ministro Brunetta con l'ipotesi che si fa strada di dare test gratis per gli studenti. Una curiosità anche: svelato il cast del prossimo festival di Sanremo, sempre a guida Amadeus, fra i big Gianni Morandi, Emma ed Elisa. Passiamo alla Repubblica, qui l'apertura è dedicata alle questioni di politica estera con l'Unione Europea che si schiera a fianco dell'Ucraina. L'alto commissario per la politica estera Borrell: in caso di attacco armato ci saranno conseguenze per Mosca. Gli USA, russi pronti all'invasione, il Cremlino vogliono provocare, quindi saranno giornate di tensione su quel fronte. Poi ovviamente la lotta al Covid con il Super Green Pass: da domani l'Italia va a 3 velocità, liberi, vaccinati e gratuiti, restrizioni per chi ha il tampone, quasi tutto vietato ai no pass. La Stampa con Patuanelli, il ministro Patuanelli e il caro bollette, che addossa la colpa al centrodestra. Intanto l'allarme di Confcommercio: a Natale i consumi caleranno di 10 miliardi, questa la stima. E poi centrale la fotonotizia molto eloquente: tra i dannati di Lesbo che l'Europa fa finta di non vedere più, il reportage dall'isola dove oggi arriva Papa Francesco. Il Messaggero: super pass anche al lavoro, l'intervista a Ricciardi, l'Omicron preoccupa, il vaccino obbligatorio se il contagio cresce. Intanto a Roma ieri primo giorno di shopping con le mascherine, divieti violati solo dai Novax in corteo. E poi questa notizia in merito al PNRR, alle risorse con le opere ferme: anche se i fondi ci sono, però mancano i bandi, e vedremo più da vicino che questo ci riguarda anche in qualche modo. Sul Libero però prima: con Draghi al colle si va subito a votare, avviso ai poltronari giallorossi. Forza Italia avverte il Partito Democratico che dopo la rinuncia di Mattarella pensa di candidare il Premier. Sinistra disperata, teme di andare a casa. Il centrodestra decisivo sulla scelta del Presidente. Il Giornale: l'incognita in vista del voto, anche qui su questa falsa riga. La bomba 5 Stelle esplode sul Colle, l'ira dei grillini sugli arretrati rende ingestibile il movimento. Ci chiedono soldi come Equitalia. Questo nel pezzo di Fabrizio De Feo. Andiamo ancora avanti con il Mattino e torniamo sulla questione recovery. I fondi ci sono ma non partono i bandi, perché la denuncia arriva dall'ANCE: Tirrenica e l'alta velocità Salerno-Reggio sono al palo. L'Italia e Sud penultimi per la spesa dei fondi UE e ora rischiano di perderli. Andiamo ancora avanti sul Domani. Fedez: il partito dei Ferragnez non esiste ma ha già più voti di Italia Viva. La curiosità è la discesa in campo del rapper, che era solo una strategia di marketing, però da un'indagine rivela il potenziale, potrebbe raggiungere addirittura l'8%, raccogliendo i voti soprattutto tra le donne, i giovani e gli scontenti della politica. Questo il sondaggio. Passiamo poi all'ampia pagina sportiva della domenica. Ieri in campo praticamente le prime 5 della Serie A, il sorpasso alla milanese con il Milan che si porta in testa alla classifica con l'Inter a una sola lunghezza. Milan che batte 2-0 la Salernitana a San Siro, mentre l'Inter passa a Roma contro la squadra dell'ex Mourinho con un 3-0 impressionante. Çalhanoğlu che colpisce da calcio d'angolo, a segno anche l'ex numero 9 della Roma, Edin Dzeko. Il Corriere dello Sport col doppio sorpasso, anche qui si batte su questa chiave resa
diciamo così, anche dalla vittoria dell'Atalanta che passa al Diego Maradona e rimonta per 3-2 e accorcia notevolmente la classifica. Adesso le prime quattro sono distanziate da appena 4 punti. Gasperini batte il Napoli e il Milan va in testa, mentre avete sentito anche l'Inter schianta la Roma e adesso è seconda a una lunghezza dai cugini. C'è anche spazio per la Formula 1 con la sfida, siamo praticamente agli sgoccioli della stagione, tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che lo insegue a 8 punti, anche se il britannico partirà in pole position quest'oggi. Poi anche uno sguardo allo sci, perché praticamente nel giro di 24 ore Sofia Goggia ha vinto 2 discese, conquistando il 6° successo consecutivo nella specialità, e oggi ci proverà anche nel Super G. Chiudiamo con tutto sport, che Dea che Inter, il riferimento è alle Lombarde, sia l'Atalanta appunto che l'Inter e il Milan, però oggi tornerà in campo anche la Juventus ospitando il Genova, Max Allegri, Juve un calcio alle plusvalenze, il mister carica la squadra, la serenità dell'ambiente è totale, la società ha parlato chiaro e ci dà assoluta tranquillità. Intanto noi cerchiamo di tornare a vincere e poi chiudiamo bene il girone di Champions. Questo per quanto riguarda la domenica sportiva, anche il tempo a nostra disposizione si esaurisce qui, ma non prima di avervi ricordato i puntuali appuntamenti della mattinata con i TG Flash delle 10 e delle 12 e poi l'edizione centrale della nuova TG alle 13.50. Intanto vi rinnovo la buona domenica.